And Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici e bentornati su un nuovo episodio di The Last of Us parte 2, dove c'è quella luce, il cecchino ci spara, quindi dobbiamo muoverci. Eppure veloce a sparare, infame, eh. Vado avanti! A questo pezzo, ragazzi, mi sta piacendo veramente molto, perché è veramente tattico, vedete, dobbiamo mettere la luce tra di noi e i veicoli per riuscire a bloccare i suoi colpi. Questa è una manovra abbastanza rischiosa che ho appena fatto e soprattutto mi sono messo in campo aperto. Vediamo se... Allora, al prossimo riparo ce l'abbiamo. Allora, signori, cosa importante, siamo al 43esimo episodio di The Last of Us. Io ho contati perché stanotte vi ho messo in rete qualcosa tipo 26 episodi più altri 5 episodi di Life is Strange 2. Quindi, ragazzi, mi sono dato da fare, non ho dormito per portarvi gli episodi. Usiamo questo come scudo. Ecco qua, perfetto. Ha preso un colpo già a pezzi. Ecco, è il carrello dell'IKEA. Vabbè, io ho metà mobili dell'IKEA in casa, ragazzi, quindi ok, raccogliamo, ragazzi, martello, rottami per potenziare la nostra arma. Allora, prepariamo il nostro fucile, che comunque è una grande arma, ragazzi, e possiamo moddare il nostro martello per la mischia. Molto molto bene, ragazzi. Allora, anche perché mi sa che dovremmo sparargli dalla distanza sto tizio, ma non so. Altri colpi del fucile, perfetto. Aspettate che ricambio. No, sono sempre due di due, non... però come vi ricordate avevo messo la ricarica veloce al fucile. Allora, entriamo nel garage, ha detto il nostro amico Manny. Cosa importante, siamo insieme a Manny. Dobbiamo trovare dove entrare. Manny, dove è andato? Dove sei, Manny? Manny! Dove sei? Ecco qua. Scusate, c'è. Manny. Manny, ti chiamo, non vieni. Manny! Ragazzi, sono un po' in forma oggi, sono leggermente modificato e non sono modificato da sostanze di qualsiasi voglia tipo. Che cazzo sta facendo? Li attira verso di noi. Ci attira gli infetti, ragazzi. Bella come cosa, mi piace veramente. Dalle scale. Manny! Belli colpi incendiari! Belli colpi incendiari, mi piacciono! Ne abbiamo uno dietro. Allora, ragazzi, il difficile di questa cosa è proteggersi dai colpi di lui. Pugnale! Vai! Resistono ai colpi di pugnale! Grazie, Manny! Ma, ragazzi, arrivano di continuo e non abbiamo manco il tempo di curarci! Possiamo
possiamo creare, ok. Allora, vai, fucile d'assalto. Qua dietro. Allora, la bomba tubo è stata utile, ragazzi. Dobbiamo usare armi da fuoco per il semplice fatto che ci esponiamo veramente. Devo arrivare al ponte prima che scappi. Sì. Ok, pugnali e andiamo. Cure, cure. Andiamo, andiamo. Dove andiamo? Di qua. Allora, dobbiamo saltare di lì. Fatemi guardare in giro se c'è qualcos'altro o no. Salta, vai Abby. Perché i lavori da bestia li fa sempre Abby? Perché è la vera bestia. Dove è andato? Non può essere lontano. Ci sparava da qui lui, dunque. Giù! Andiamo! Giù! Ehi! E sta spiccia morto! Eccolo là! Vai, 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 vai! Tienilo impegnato! Giù, giù! Sei fregato, pendaco! Porca miseria, ragazzi, impegnativo sto cecchino qua, eh. Però non capisco dove passare, ecco di qui. Oh! Oh, che male! Dammi tempo che mi cura, Manny! È Manny. Ok, mi vendo, ragazzi. Crei un altro medikit. Dov'è? Dietro, ragazzi. Allora, mi serve un'arma. Scusate, sto... Cambia munizioni, perfetto. Ok. In effetti, sì. Il bastardo a casa. Recuperi la sua fiducia.
Manny. Manny, apriamo la porta. Cerchiamo. Oh! Manny! Cazzo, è morto Manny, ragazzi. Scusate la parolaccia. La dice anche lei. Penso che in tanti gameplay non ho mai detto una parolaccia in quasi 1800 video, l'ho detto oggi la prima volta. Ecco, ora starò male, il mio essere zen starà male tutto il giorno, scusatemi veramente, signori. Anzi, dovrei chiedere io scusa a me stesso. Ma! Ragazzi, non riusciamo a muoverci. Ascoltiamo. Il maledetto sarà da qualche parte. Deve essere uscito fuori. No, Manny è morto, Manny, ragazzi. Cioè, ce li stanno uccidendo uno dopo l'altro i personaggi, non so se avete notato. Ah! Tu vuoi combattere contro Betty la bestia? Grande, grande Yura! Yara, scusate, ho sbagliato. Non essere morto, eh. Però beh, è stata una boss fight particolare, cioè chiamiamola boss fight particolare. Manny è morto, ragazzi, siamo con Abby e Yara, dobbiamo andare sull'isola famosa. Con un braccio solo tanta roba, eh. Ok,
Ok ragazzi, sul camion, recuperiamo. Faccio scorta. Brava Abby! Brava Abby! Detto una cosa sensata da quando è cominciato il gioco. E sono passate più quasi 25 ore da quando è cominciato il gioco. È la prima cosa sensata che sento. Domenica 0500, scusate. Io e Scott siamo approdati sull'isola costa orientale alle 03 circa. Le informazioni prigioniere erano affidabili questa volta, nessuna resistenza, ci spostiamo più in alto per fare il punto. 07:30, ah, quindi sono le ore quelle lì, pensavo fosse un calendario particolare delle Iene, invece non chiedetemi perché ho fatto questa stranissima assonanza. La concentrazione massima di strutture è sul fronte sud, fattoria nord e est, quello che si direbbe un campo di taglialegna. Il resto dell'isola è punteggiato da strutture minori di legno. Successive al contagio, quando dicevano di voler vivere a contatto con la natura non mentivano. Proviamo ad avvicinarci a uno dei villaggi. 10:15. Sto attendendo la notte in un vecchio edificio al centro dell'isola. Le Iene non hanno ancora saccheggiato e ricostruito l'area, potrebbe essere un buon punto d'incontro. Sono più numerosi di quanto pensassimo, è allarmante. I villaggi sono fortificati, le pattuglie ordinate ed efficienti. Abbiamo raccolto più dati del previsto, facciamo ritorno. Lunedì alle 4. Abbiamo trovato la barca alla deriva, distrutta. Sanno che siamo qui. Ci serve un'altra via d'uscita per lasciare l'isola. E non l'hanno lasciata l'isola, perché uno impiccato e uno morto. Me l'ha chiesto anche lei. Perché non meritate tutto questo. E poi ne avevo bisogno. Dovevo farlo. Quindi è l'isola delle Iene quella su cui siamo andati, e dove Mel e Owen dicevano tanto non tornerà viva. Nessuno torna vivo dall'isola. È il segnale d'allarme. La tua gente è qui. L'intera isola è in allerta, dobbiamo sbrigarci. Accidenti, Isaac. Passiamo dal campo dei taglialegna. Seguimi. Quante persone vivono qui? Migliaia. Quanti soldati? Circa la metà del tempo. Cosa faranno gli altri quando arriverà la mente? Alcuni scapperanno. I più combatteranno. Ok. Ragazzi, tutta sta roba non la lasciamo indietro, eh. Pastiglie, pigole. Una nota. Marcus, distribuisci la carne del cervo secondo queste direttive. Filetto Fesa, anziano Duncan o Duncan. Contro filetto anziana Costance, costine Walter, va ricompensato per il raccolto, punta costolette, harper e famiglia. Anziano Duncan vuole premiare come ha gestito l'assalto ai lupi del mese scorso. Spalla scarti, maestra lire e famiglia. August ha chiesto di avere la pelle, in cambio ha promesso che farà forgiare a Ezra nuovi coltelli per disossare. Assicurati che tenga fede alla promessa. Dai le corna a chiunque consideri meritevole, lei ti guiderà, Lucia. E non possiamo girarla. Dove sono tutti? A combattere.
Ok, possiamo andare, ho raccolto abbastanza. Ok, proiettile, fucile, ottimo. Possiamo forgiare qualcosa, direi assolutamente la bomba tubo. E possiamo prendere un'abilità. Lo potremmo prendere a precisione in modalità scorto, lo slancio, oppure in movimento di mira rapido, che ci porterà a fare... Ok, prendiamo questo. Ufficiale, signori. E prendiamo un'altra delle nostre abilità. Che la sua luce ci guidi nella tempesta. Quando ti perdi nell'oscurità, cerca la luce. Che cos'è? Una frase che diceva mio padre. Proviamo di qua. Infatti anche lei ci accompagna in questa strada. Vai bestia, spingi. Ok, raccogliamo, ragazzi. Munizioni per balestra, darti, frecce. Ok, aveva ammazzato qualcuno, insomma. Ah, ragazzi, perché ho paura che sarà ancora molto lungo? C'è chi l'ha finito, la mia amica Irene l'ha finito con 25 ore, io no. Avrò passato quasi le 26 e sto ancora giocando. Ma perché mi sono perso tanto in giro? Avete visto? Tutto quello che ho fatto per avanzare nel gioco ve l'ho clippato, ragazzi. Quindi qualsiasi cosa io abbia fatto è clippata. Maledetto. Headshot. Ragazzi, la pistola da caccia è monocolpo, ma è qualcosa di... Qualcuno ci spara dalla segheria. Lo vedo. Signori,
là in alto. Ti vedo. Boom. E prendiamo rottami che ci serviranno, signori. Un attimo. Dove ti sei nascosta? Ti ho beccato. Ok, è andata. Sì, stai bene. Sono solo a corto di fiato. Ok, ricarica. Che carichiamo queste. E poi... non possiamo craftare nulla. Ci siamo fatti l'accetta rinforzata, come avete visto. Scusate, sto continuamente sbagliando tasto. Ecco qua. Perfetto. Allora. Ok. Al massimo i dardi per palestra. Vuol dire che dobbiamo cominciare ad usare un po' di più, ragazzi. Allora, siamo anche quasi al nostro massimo tempo di registrazione. Quindi il nostro 43esimo episodio, che è stato bello pieno di colpi di scena, io direi che potremmo interromperlo a breve. Andiamo ancora un po' avanti, vedere un po' la zona e poi dopo ci salutiamo. Porca merda. Lei ci proteggerà. Yara, dobbiamo muoverci. Convinta te. Isaac, che stai facendo? Sono nel nostro territorio. Diamo loro quel che meritano. Un lupo! C'è un lupo qui! Yara! Bene. E adesso? Tagliamo dal capanno fuoco. Yara, al campo dei taglialegna. Dove stavano portando i bambini? Abbiamo un rifugio ovunque. Se le cose si mettono male, li evacuiamo dall'isola. Bene, eravamo pronti a questo giorno. Dunque, ragazzi, su queste ultime frasi di Yara, io vi saluterei qui. Episodio un po' concitato, quindi se vi è piaciuto, ragazzi, mi raccomando, piazzate like, che aiuta una cifra al mio canale, ma soprattutto vi chiedo, mi farebbe molto piacere se volete iscrivervi, così attivando la campanella saprete quando metto online una nuova parte di The Last of Us parte 2, che secondo me, signori, è ancora lungo, molto molto lungo, o comunque avremo fatto tre quarti del gioco, ma rimane ancora un bel po' da fare. Ma secondo me abbiamo fatto meno. Detto questo, ciao ciao a tutti e grazie ancora di aver visto questo video. Alla prossima, signori!